Macchina stacca e si avvantaggia Rovassi dei Treppi, è veloce all'esterno Revenge Bar, fra le due Rosa Chiara, Revenge la salta, va su Rovassi e probabilmente si numero 2, Regolo Par, squalificato. Tanto scatta la squalifica per Regolo Par, Revenge al comando, Rovassi di rincalzo, Rosa Chiara all'esterno, poi Romeo da Pisa, Real Thing che lascia subito la corda per andare a seguire all'esterno Rosa Chiara, in anticipo su Renato, 14.9 il lancio, il quarto in 29.4, 14.5 in seconda frazione, seconda curva con Revenge al comando, Rovassi e Rosa Chiara al coppia alle sue spalle, poi Romeo e Real Thing, ancora Radamel Segral e Renato chiude il gruppo, Renato Robi. Primi 600 metri con terza frazione in 16.5, sono chiusi in 46, poco più di un giro alla conclusione, Revenge ora ha tirato i remi in barca, Rosa Chiara accompagna all'esterno, allo steccato Rossi al largo di Alting, poi Romeo e Renato e ancora Radames e Renato Robi, 800 in un'ora e mezzo. Che qualcosina di più, lo scatto in terza di Real Thing che si avventa su Revenge Bar a 500 dal palo, l'attacco di Real Thing, sbaglia Rovassi, numero 3 Rovassi dei Greppi, squalificato, passa a condurre a 4,50 dal palo, su Revenge interviene anche Renato, mentre sbaglia anche Romeo da Pisa, Real Thing al comando, Renato a ridosso, poi Revenge Bar, Romeo da Pisa, la rottura era quella ancora di Rovassi, scusate, non di Romeo. 200 al termine, Real Thing al comando, Renato che prova l'attacco, 14.9 la curva finale, retta di arrivo, Real Thing in vantaggio, Renato che prova l'affondo, Real Thing che si difende, Renato che attacca e guadagna qualcosina, guadagna ancora Renato, Real Thing si difende, Real Thing, si salva da Renato. Poi Romeo da Pisa, Revenge Bar, e l'impressione dell'altro giorno è stata molto bella, in merito a Real Thing che si conferma migliorandosi ulteriormente e vincendo allo speed con Enrico Bellei per il training di Vincenzo Laporta, 1:15.5 la media, 43.4 gli ultimi 600 metri, 14.5 la retta di